Non chiudete gli occhi, questa è magia. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Breverkin Magic e per chi mi segue da un po' avrà notato che è parecchio tempo che non porto un video unboxing, quindi taglierino in mano e andiamo! Questo pacco arriva da Fabbrica Magia, sì, è proprio il sito dove potete acquistare con il mio codice sconto, scrivendo Breverkin nell'apposito spazio arrivati alla cassa avrete lo sconto del 10% su tutto il totale. Ragazzi, andiamo ad aprire questo pacco. Quindi questo unboxing è un unboxing molto particolare perché io non compro molti mazzi di carte, ma adesso avevo in sospeso due mazzi che volevo da diverso tempo. Quindi Pruniball, che non ci serve, basta, non ci serve, e andiamo a vedere subito i mazzi. Questo è l'omaggio, perché con ogni acquisto riceverete un omaggio. Questo è il mazzo B, ah sì, non mi ero neanche accorto, è un jumbo, quindi all'interno è così. Questo non lo apro e sinceramente non dovrei neanche aprire questi, perché adesso vado a spiegarvi. Questo è un mazzo vintage della Playboy, non dovrei aprirlo perché è sold out, quindi esaurito praticamente ovunque, e su Fabbrica Magia lo trovate a un prezzo veramente eccezionale. Poi abbiamo America the Beautiful. Sapete che sono un amante dell'America, infatti ho preso anche I Love New York. Anche queste non dovrei aprirle perché su tanti siti questo o è sold out o costa 25 euro. Su Fabbrica Magia lo trovate a 6,90 euro, e se lo volete sbrigatevi perché andrà presto sold out. Questo sta andando sold out, ma lo trovate ancora in giro a prezzi abbastanza accessibili, 6,50 euro su Fabbrica Magia. Ragazzi, io questi mazzi non li apro perché sono troppo belli, e aprirli vuol dire fargli perdere il loro valore. Andiamo ad aprirli, non resisto, quindi li voglio vedere. Ho saltato la parte che andavo a togliere la pellicola per non farvi perdere tempo e andiamo a vederle nel dettaglio. Andiamo con le Playboy. Il dorso è tutto dorato, vedete, questo è il dorso, molto bello, e i due Joker rosso e nero. Con queste carte potete fare un bellissimo color change. E andiamo nel dettaglio, perché la particolarità di queste carte sono le facce, e ogni faccia, ogni carta ha una copertina diversa, vedete, sono le copertine vintage della Playboy, quindi non sono molto osè, quindi state tranquilli. Ma la cosa che dovete stare attenti è che sono sold out, quindi ragazzi, se vi interessano dovete prenderle da Fabbrica Magia, perché io ho guardato ovunque ma ormai non si trovano più, quindi non torneranno più sicuramente in commercio, e sono veramente 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 belle, soprattutto per i collezionisti del genere. Tornando all'America, andiamo a vedere le carte della Bicycle I Love New York. Questo
è il dorso, troverete due carte bianche, che è molto molto interessante. I due joker rossi e neri sono fatti in questa maniera e qui abbiamo le figure che sono classiche, mentre i numeri sono rappresentati da tutti i posti di New York. Ad esempio abbiamo l'Empire State Building, il Manhattan Skyline, poi andando avanti, per dire, ci sono anche Niagara Falls, le cascate. Questo mazzo io lo volevo tantissimo perché sono Grand Central Station, sono tutti posti che io ho visitato essendo andato in America. New York veramente mi è rimasta nel cuore, ci sono veramente tantissime immagini, Central Park e così via. Vediamo se trovo qualcos'altro che vi faccio vedere. Eccolo qua, il toro di Wall Street, che visto dal vivo è veramente bellissimo. La particolarità di queste carte è che, oltre a fare effetti magici che puoi fare con le carte, potete usarle anche per fare del mentalismo, perché essendoci delle immagini potete fare delle previsioni su i luoghi dedicati a New York. Ma adesso andiamo a vedere il mazzo bomba. Bomba perché, guardate il dorso, ed è la bandiera americana, quindi tutti i dorsi sono così. Se lo giri, la bandiera viene così. Qua ho scoperto che tutti i semi e i numeri sono classici, un po' più piccoli. Invece vado a prendervi le figure, eccole qua, figure e assi rappresentano qualcosa dell'America, Washington e così via. L'unica pecca di queste carte è che si ripetono. Ad esempio, la Casa Bianca, tutti i jack sono la Casa Bianca, quindi è l'unica pecca di queste carte, però vi assicuro che sono veramente belle. Vi faccio vedere i Joker, che sono l'aquila, il simbolo dell'America, però la qualità è anche ottima. Il video è giunto al termine, non per niente oggi avevo la maglietta di Hollywood e noi ci vediamo in un prossimo video. Ma prima di salutarvi volevo ricordarvi le solite cose: iscrivetevi al canale, commentate e lasciate un mi piace. Se volete vedere tutti i miei mazzi fatemelo sapere, scrivetemelo o qui su Instagram oppure qui sotto. Vi posso far vedere i miei mazzi anche solamente così, senza che vado ad aprirli. Poi, quelli che preferite, vado ad aprirveli e ve li faccio vedere. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.